Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, sono Blackstar e oggi c'è la valuta dello Zen, ok, che sono questi qui, questa è la borsa praticamente, il cambio tra diamanti astrali e Zen, praticamente se volessi acquistare 100 Zen mi costano 497 diamanti astrali in questo caso, che è l'equivalente di 49.700 diamanti astrali. Quindi spendendo questa cifra acquisterò 100 zen, ok? E questa valuta la possiamo spendere qua nel mercato zen, ok? Qui abbiamo tutte le voci, tutto ciò che ci può interessare da spendere è qua, ma fondamentalmente da spendere qua c'è da spendere queste, le interdizioni quiescenti che serviranno in futuro. Le interdizioni della preservazione e eventualmente le chiavi incantate, ok? Dove sono? Eccole, chiavi incantate, queste qui. Poi un'altra cosa che è comprabile qua sono i compagni, in questo caso soltanto Tigre di Chult, e se c'è il legno lama, ma non penso che ci sia, ok. Poi eventualmente no, cavalcature qui non conviene prenderle, queste viola io l'ho preso a suo tempo, però non ve lo consiglio, ok. Se le prendete aumentate la velocità eccetera, però si possono trovare con i dungeon di livello 70, anche se raramente le puoi trovare, però si possono trovare, ok? E comunque sia, si possono comprare all'asta a un modico prezzo, diciamo, quindi non spendeteli qua. Poi altre cose da poter comprare con lo Zen, ci sono qua nei servizi, per esempio gettone della modifica aspetto, riaddestramento dei talenti, reroll razza, per esempio vuoi cambiare da elfo a mezz'orco, sta roba così. Poi rinomina nome del personaggio. Poi cos'altro si può comprare? Gli slot compagno, che se riempite gli slot compagno potete averne di più. Poi gli slot banca, io solitamente prendo gli slot banca condivisi, che sono questi, ok? Non prendo questi qua, slot della banca Manicoms. Uno slot personaggio vi darà la possibilità di creare due personaggi in più. Poi questo no. Cos'altro c'è? Qui ci sono, se volete, completamente gettoni per completare le campagne, per esempio qui c'è la Valle del Vento Gelido, Tirannia dei Draghi, Anello del Terrore, eccetera eccetera, ok? Adesso l'ultima campagna che è uscita da poter acquistare tramite gli Zen è la campagna di Chult, ok? Costa abbastanza assai, 3000 Zen, equivale a 1,5 milioni di diamanti astrali. Poi eventualmente le borse, ok? Queste fanno comodo. Se le dovete comprare, comprate questa, la borsa conservante runica, e non queste due, perché hanno meno slot, e questa è quella che ha più slot di tutti. Poi oggetti, qui non c'è niente, credo, di interessante. Ok, questo saltiamo. Eventi, qui uguale, non c'è niente. Pettinatura, corna di bue, cos'è? Aspettate, questa è una roba nuova, non so cos'è. Ha un compagno? Usa per bloccare, vabbè, una cagata. Vabbè. Poi. Il VIP. Ok, qui possiamo comprare il VIP. Qui abbiamo una voce gratuito, adesso io qui l'ho già preso all'epoca, quindi
non posso riprenderlo. Voi dateci uno sguardo se avete il coso gratuito. E non c'è niente. C'è niente. Qui ci sono cose per la fortezza. Per il resto ho detto tutto, credo. Aspetti. Ok, così. E questo è quanto. Vedete, ogni tanto ci dà uno sconto aprendo questi sacchetti qui che ci danno con le preghiere. Per esempio, mi ha dato il 25% di sconto sulle borse del mercato Zen, ovviamente. Ho borse. Vedete, 1200 zen, ovvero 600.000 diamanti astrali. 600.000 diamanti astrali. Fondamentalmente a me la borsa mi servirebbe, quasi quasi, me la picchio, che la do al Warlock. Ma sì, prendiamola, chi se ne frega. Allora, preleva, perché non posso ritirare sta cifra. Che vuoi? Perché non posso ritirare questa? Cioè, ho 900.000 diamanti astrali, non posso ritirarne 600, ma che sta a dire? Credito del tuo personaggio è insufficiente per effettuare il deposito, oppure la transazione eccede il limite del conto. 0, 100. Puoi ritirare questo importo. Ah, allora sì, vaffanculo che... Scusate, che ti chiappassa un accidente. Ok, ho ritirato 600.000, bene. Quindi, abbiamo detto... 25% di sconto sulle borse. Allora, vediamo quanto abbiamo detto che costa 1200. Borsa conservante runica, ok, è questa, quella che ha più slot praticamente, vedete, ha 36 slot, queste altre c'ha 24 e questa ne ha 12. Noi vogliamo questa, cioè io voglio soprattutto questa, e costa 1200 zen. Ok, 1200 zen sono, ok, poco meno di 600.000 diamanti astrali. Ok, esatto, 596.000 diamanti astrali, ok? 596, 400, ad essere precisi. Li cambiamo, perché noi ci servono gli zen. Preleviamo col triangolo una volta che l'abbiamo cambiati e come vedete in basso, adesso qui non mi ci fa andare, però sotto vedete di fianco ai diamanti astrali 3600 abbiamo 1200 zen, ok? In pratica la valuta ce l'abbiamo anche qua nelle ricchezze. Qui abbiamo 3600 diamanti astrali che io rimetterò nella banca, perché li possiamo depositare in banca e questi qui che depositiamo sono condivisi praticamente con tutti i personaggi che abbiamo, ok? Ok. Ora che abbiamo gli zen possiamo andare a spendere, io lo faccio perché mi ha dato lo sconto, sia chiaro, mi ha dato lo sconto e avevo valuta. Capito? Se no, se avevo solo 600.000 diamanti astrali non lo facevo, ma dato che avevo 1.000.000 circa e mi avanzano 400.000, li spendo. Allora, prendiamo sta borsa, finalmente, così almeno la smette anche lui. Ok, e abbiamo acquistato la borsa conservante runica tramite gli zen, soprattutto senza aver speso soldi veri. La metto nella mia banca,
condivisa, così quando loggo con il Warlock gliela do, ce la può prendere direttamente lui dalla banca condivisa, ok? Ci metto la protezione, così almeno evito di eliminarla. Mi raccomando ragazzi, qualsiasi oggetto che avete, mettete la protezione perché sennò rischiate di eliminarli. Ok? E abbiamo preso la borsa runica conservante. E niente, vi saluto. Appunto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!